Un cordiale saluto a tutti gli amici del canale YouTube Noi del Marchesato. Oggi sono stato insieme all'amico Bernardino Giuliano, sono stato a visitare Verzino. A dire il vero, inizialmente doveva essere una visita guidata solamente per quelle che sono le grotte rupestri, ma poi si è trasformato in tutt'altro. Sono state quasi 3 ore qui in questa bellissima cittadina di quasi 2000 abitanti, a 550 metri di altezza e a 60 km dal capoluogo di provincia che è Crotone. Con la guida del bravissimo Domenico Granda abbiamo visitato poi alla fine quasi tutto il paese, abbiamo fatto interviste in delle case, abbiamo visto il palazzo ducale, la magnifica chiesa, la cattedrale e per finire alla fine il giro in quelle che sono le grotte rupestri che ci sono state spiegate in maniera egregia da dottoressa Katia Rizza. Insomma, una bellissima giornata e guardate. Lombardo dell'associazione Serves Porte Aperte. Di cosa si tratta? Allora, Serves Italia, Serves Porte Aperte è un'associazione internazionale che si occupa della promozione e dello sviluppo della pace attraverso l'ospitalità tra i soci. È un'associazione, diciamo, nata intorno agli anni 40, a seguito della Seconda Guerra Mondiale, a cura di Bob Lutweiler, e il quale, insomma, un pochettino schifato da quello che era la guerra, dice: per promuovere un pochettino la cultura della pace, cosa dobbiamo fare? Ospitiamo. E noi stiamo portando avanti questa idea oggi con l'ospitalità, andando anche a visitare paesi come Verzino, che troviamo particolarmente tipico e originale. L'idea che si sta facendo qui anche di un'ospitalità diffusa, le grotte carsiche, cioè, e condividiamo con queste realtà locali il nostro modo di far parte. Una spaziosa corte interna in cui è situato il pozzo che appunto serviva a rifornire d'acqua gli inquilini del palazzo. Quei tempi, nel senso che non fece costruire esclusivamente questa struttura, ma anche ad esempio le stalle, se non sbaglio Mimmo, sì. Le stalle sono... gentiluomo del luogo che aveva osato quindi contestare il modo in cui lui amministrava il suo feudo e quindi venuto a sapere di questa contestazione, Leonardo Cortese si presenta armato di pistola e penso di una spada, se non ricordo male, perché voleva eliminare questo suo contestatore, che però gli fu strappato veramente dalle grinfie degli altri gentiluomini che ovviamente avevano assistito attoniti e increduli alla scena che si stava per consumare davanti ai loro occhi.
stiamo cercando di creare un qualcosa che sia un po' più a lungo termine e che soprattutto possa poi essere aperta anche ai cittadini. Tanti personaggi della città di Verzino, abbiamo anche il signor Carlo di ben 93 anni. Mi parlate un pochino delle grotte rupestre? Sì, perché no? Che cosa c'era? Che ci facevano queste grotte? C'erano i maiali, c'erano i galline, c'era tutto. Adesso invece sono state ripulite, no, giusto? Sì, sì. L'attuale amministrazione le ha ripulite? Sì. E sono un sito buono. C'è un altro per la strada, una strada. Ne vengono turisti a visitarla? Sì, 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 sì. Ok. E meglio mo o meglio una volta? Meglio mo. Ma se giovani mo, come so? Se giovani mo non vogliono fatica. Dici la verità. Una volta c'era più sacrificio, se vero? Giovani mo una macchina, una motocicletta, però sacrificio ne è. Con sacrificio ne è. Ok, grazie e buon proseguimento. Grazie a te. Signor Salvatore, buongiorno. Buongiorno. Com'è la vita qua a Verzino? Bene, tranquillo.
meglio di qui. Si muore. Ho cresciuto una città io, 15 anni, ma è meglio qui. Tranquillo. Si vive di tranquillità, no? Quanto tranquillità. Ma anche mio padre mi diceva che ha fatto la vita 40 anni a Nova York. Ha detto alla vecchiaia deve fare. Al tuo paese d'origine. A un paese, ci dicevano le vite. Okay. Dicetemi una cosa, nel corso degli anni la vita è cambiata per zero? No, ho fatto bene, ho lavorato per me, ho lavorato per la gente, per tutto ho lavorato. Ho fatto per me vigno, ho fatto casa. Mo stiamo andando a visitare le grotte. Ah? Stiamo andando a visitare le grotte. Ah, le grotte tutta là. Ma ci teneva un animale, com'era? Prima, 42 è stata lì per tocca a casa. 45, 46, no, facevo la cosa da mandare. Ma volete un caffè? No, un paio da chiamare. Allora, i pietre sotto, ancora ce ne sono ancora, certo, l'hanno rotta per casa, ma ancora ce ne sono. Adesso però l'hanno aggiustata. Hanno riparato. Vanno, l'estate vanno, gli studenti, i turisti, quando vengono vanno. Ok, mo dicete un detto antico. Non detto antico, mo dicete. Un proverbio, sapete un proverbio? Lo sapete o no? Dicetemelo voi. Che mannai che dicevo. C'ho un pomodoro con la rosa, un caffè. Cappello di Gariate, Caterina e Marta. E poi un po' di pezzo quando cambiano con le tette. Federico Bisceglie e ho fatto un bellissimo incontro con la signora Luisa, che è la mamma di Domenico Ramoncini, un mio grande amico. Signora, nel corso degli anni Verzino ovviamente è cambiato. C'era più movimento una volta, vero signora? Certo, tutte queste case sono chiuse, i giovani partono, i morti, i vecchi morono, quindi... C'è meno gente in giro, no, vero signora? Non c'è rimasto nessuno, guarda, proprio nessuno. Signora, una volta c'era in questi paesi, questi piccoli borghi, no? C'era più sincerità, sì, più amore. Certo, pure il vicinato, potevi contare anche sul vicinato, giusto signora? Certo. Abbiamo i legni, tutti quanti vicini ad aiutare, che se muoio un paio, o succede niente, i legni ci possono stare niente. O si fa niente, no signora? Sono cambiate le cose. E sì, bene, questi giovani di oggi come sono, signora? E come sono? Stanno sempre con il telefono, non ci rimane, è finita la storia. Né ci puoi parlare, né puoi dialogare, niente.
Oramai è così, guarda, tutto, pure tutte le cose. Non si parla più, vero, no, signora? Alla messa ci siate, signora? Sempre. È vicina a messa. Sono al coro, sono al coro della chiesa. Alla messa ci trovano pochi... Movimenti. Cato cucinato oggi, signor? Oggi, ho fatto lo sugo con le polpette, le insalate, insomma. Domenico vi viene a trovare ogni tanto? Sì, sì, ci vengo. Con le nipotine, giusto, signor? Il giorno di palme. Bello, bello. Sì. Ok, signor, io per il momento... Federico, è un'altra figlia. Ah, c'è un'altra figlia. E la vogliamo salutare, pure sì, a Catena, sì, che è a Firenze. Sì. Mi viene a trovare ogni tanto, no? Sì. Vado io, d'inverno ci sto trovando. Ah, signora, fate benissimo. Che faccio, ci muore il luogo su. Avete ragione, avete ragione, avete ragione. C'ho i nepoti, pure a Firenze, due ragazzi. Bello, bello. Un genere. Ok. Mi vogliono bene e queste le cose. Quelle sono le cose importanti, no? Abbiamo un bel rapporto. L'amore familiare, il rispetto, vero, signor? Rispetto tra di noi, insomma, una cosa bellissima. Ok, signor, io salve, per il momento vi ringrazio. Sì. Alla prossima intervista, vi offro babà. Un cioccolatino, un caffè, vi offro qualcosa. Alla prossima volta, alla prossima volta. La mattina mi alzo presto per partire, col pensiero fisso di poter tornare. Soddisfatto del lavoro che ti ho fatto, senza pensare a come diventare matto. E la notte non riesco più a dormire, per pensare cosa più ti devo dare. Sono stanco per poterti trattenere, tu dimmi solamente. San Michelina, giusto? San Michelina, che lavoro avete fatto voi nella vostra vita? Dunque, avviene l'aborto, ho seminato, l'oliva c'è timperato, 7-8 tominate facciamo, una cabella di privete, niente in giacca mia, 8 tominate seminato facciamo, l'orto alla montagna di Faro. Però una volta c'era più rispetto, no, signor? Sì. Alla ruga, quando ne raccogliamo, cura sporta alla capo, abitua, ci sapete abitua? Abitua, ci sono 3 moline, e ti dà cura farina alla capo, tutto salita. I vici va dirto, tutto salita era. E poi dove trovavamo noi, un sabato che trovavamo un muraggio, una cosa, no? Ne spuniamo, ne riposavamo un poco, poi facciamo la corona vendiamo, torna a sportare a capo, e torna a darci negli a capo. E mo invece mo com'è? Mo ringraziamo Dio, mungiamo ciò. Che non ci voglio più. Sono cangiati i tempi, no? Meno male. Meno male. Che non ci i sarciano a capo, non ci stanno venendo più. Con i sarciano a capo. E risposte. I sarciano risposte. Che cosa devo fare? Vorrei la voglia di cantare, vorrei la voglia di suonare, vorrei la voglia di ballare, vorrei la voglia. Vorrei la voglia di cantare, vorrei la voglia di suonare, vorrei la voglia di ballare, vorrei la voglia. Un giorno anch'io vorrei la voglia di un sorriso e sentirmi in paradiso. Allora, siamo con l'amico Franco Mascaro, okay, dell'Associazione Valle Grave. Ci spieghi un po' cos'è? Ok, io sono Franco Mascaro, faccio parte dell'associazione del gruppo speleologico Valle Grave, che nello stesso tempo fa parte della Società Speleologica Italiana, che è quella che coordina tutti i gruppi nazionali presenti sul territorio. Sul vostro territorio ci sono delle grotte meravigliose. Sì, allora, le nostre grotte sono fondamentalmente nei gessi e sono delle meraviglie che secondo me sono la perla della Calabria, perché non si trovano in tutta Italia, le abbiamo soltanto qua a Verzino, Alto Crotonese, le troviamo a Bologna, nei gessi bolognesi e in qualche parte della Sicilia. Poi noi abbiamo il complesso Le Grave, che è la seconda grotta più lunga in Calabria, nei gessi, che è attualmente più di 5 chilometri. Sono molte le persone che la vogliono visitare. Cosa devono fare, Frank? Allora, per visitare le grotte devono contattare inizialmente il gruppo speleologico Le Grave,
che non sono grotte turistiche, diciamo, fanno parte di una nicchia ristretta. Ci vuole l'attrezzatura adeguata, che è la tuta, il caschetto, stivali. Quindi sconsigliamo a chi vorrebbe fare il turista fai da te, no? No, non è un turista fai da te, almeno si deve avere un'attrezzatura e che forniamo noi come... Ok, allora adesso mandiamo sotto impressione il numero di telefono e l'indirizzo eventualmente per contattarvi, ok? Okay. Grazie. Essere felici, terra del sud, terra del sud, terra amara ma la terra casi tu. Terra del sud, terra del sud, terra cane dopo fatica e di più. Terra del sud, terra del sud. Cara amica, dottoressa Katia Rizzo, chi ci ha guidato in quello che è questo percorso a Verzino? Parliamo un po' di queste grotte rupestri. Sì, allora, le grotte rupestri rappresentano sicuramente una particolarità del nostro paese, che ovviamente non ha solo Verzino, ma che troviamo in altri paesi limitrofi, come ad esempio Caccuri, Cerenzia, Casarbona, la stessa Santa Severina. Negli ultimi mesi questo sito è oggetto di un'attività di documentazione e di ricerca per cercare di comprendere quali sono state le origini di questo luogo e quindi gli usi che se ne sono fatti nel corso del tempo. Sicuramente riuscire a capire un po' la storia di questo luogo ci aiuterà anche a conoscere meglio la storia del nostro territorio in genere. Quindi... Katia, sono visitate? Sì, negli ultimi mesi abbiamo avviato questa attività di visite guidate, quindi dedicate non soltanto ad un turismo di carattere proprio naturalistico e culturale, ma rivolte anche ad esempio alle scuole. Quindi sì. Secondo te internet, YouTube, i canali che riguardano appunto questo tipo di situazione possono favorire quello che è la pubblicità? Assolutamente, difatti stiamo lavorando proprio per l'allestimento di una pagina Facebook, di un sito dedicato proprio alla promozione di questi luoghi che comunque per noi possono rappresentare sicuramente un motivo di sviluppo culturale e quindi di crescita. Ovviamente, Katia, non ci sono solamente questi tipi di grotte, ma ci sono anche le grotte carsiche, ovviamente, che rappresentano un altro fiore all'occhiello del nostro territorio. Difatti la fortuna di Verzino è proprio quella di avere sia delle grotte di origini naturali e sia delle grotte invece scavate appunto dall'uomo, quindi possiamo dire che Verzino ha effettivamente un patrimonio sotterraneo davvero molto ricco e articolato che attende di essere valorizzato a dovere e di essere scoperto, certo, insomma, anche da chi fosse interessato. Katia, non solo grotte però. No, non solo grotte, abbiamo anche ad esempio un piccolo archivio storico che stiamo cercando insomma di risistemare anche attraverso l'aiuto dell'Università della Calabria, quindi attraverso l'aiuto soprattutto del laboratorio di documentazione dell'Università della Calabria, quindi ci sta appoggiando e ci sta offrendo le direttive giuste per far sì che questo archivio possa essere poi messo anche a disposizione non soltanto della cittadinanza ma degli studiosi che operano per l'appunto sul territorio. Ci stai lavorando tu stessa, giusto? Ci sto lavorando. Da quanto tempo? Io stessa. Io ho cominciato lo scorso giugno con uno stage, però poi ci siamo resi conto con l'amministrazione comunale che effettivamente era possibile portare avanti un lavoro un po' più a lungo termine e quindi insomma... Prosegue. Dai. Ti faccio l'ultima domanda, perché i turisti dovrebbero venire in visita a Verzino? Perché pur trattandosi di un piccolo centro del Crotonese conserva al suo interno tesori di grande valore che
è giusto sottoporre all'attenzione, insomma, dei turisti, ma che è giusto anche riuscire a valorizzare a dovere per la stessa cittadinanza che insomma, è abituata un certo. po' a, ad averli sempre sotto gli occhi, certo. però magari non approfondisce più di tanto, ecco, sì. la storia. Quindi c'è il sito rupestre, c'è la chiesa, ci sono veramente diverse chiese, tanti angoli belli, tanti scorci meravigliosi, con delle panoramiche fantastiche. Esattamente, sì, perché effettivamente un'altra peculiarità è proprio questo paesaggio, insomma, molto articolato e anche molto vario. Ecco, abbiamo il Palazzo Ducale, insomma, che è anche un'altra struttura di grande importanza per la nostra cittadinanza. Ok, io per il momento non posso fare altro che ringraziarti, è un chiaro esempio di bellezza calabrese, cultura, bravura e bellezza, cosa si vuole altro. Grazie Katia, alla prossima. La mattina mi alzo presto per partire, col pensiero fisso di poter tornare, soddisfatto del lavoro che ti ho fatto, senza pensare a come diventare matto, e la notte non riesco più a dormire. Siamo con l'amico Domenico Grande. Domenico, una bellissima giornata di cultura oggi. Assolutamente sì, e ringrazio sia il gruppo Servas Calabria che ha tenuto l'assemblea regionale qui a Verzina nella giornata di ieri, 7 aprile, e ringrazio anche il canale YouTube di Tonino Parisi per la disponibilità, la cortesia e l'attenzione che ci ha dato. Abbiamo ospitato questo gruppo, il gruppo Servas Porte Aperte, poi Silvia ci spiegherà meglio, ci dirà anche il suo parere. Hanno tenuto l'assemblea regionale, sono venuti in 15 soci, hanno pernottato a Verzino, ospite dei verzinesi, delle case dei verzinesi, quindi hanno avuto modo di valutare, io non dico apprezzare, poi sentiremo loro la nostra ospitalità. Stamattina abbiamo fatto un percorso turistico, abbiamo visitato il Palazzo Ducale, il rione storico dello Sperone, e poi abbiamo visto e passeggiato nel sito rupestre che è sottostante il nucleo storico del paese, cioè il rione Sperone. Penso sia una giornata anche dal punto di vista culturale molto valida, anche perché ieri sera quando sono arrivati diceva il coordinatore ci ha proposto Verzino, ma Verzino che c'è da vedere? Penso che oggi, poi ce lo diranno loro, dopo che hanno visto una rappresentazione di tutto ciò che c'è da vedere a Verzino e visitato solo il sito rupestre, la parte storica, penso che avremo degli altri appuntamenti per visitare il fiume Vitravo con le gole, per visitare anche le grotte carsiche, il complesso Le Grave, che è il secondo complesso più grande, più lungo in Italia dopo quello di Bologna, e il primo in Calabria, quindi c'è molto da visitare. In più la nostra relazione con gli altri paesi vicini, Umbriatico, Santa Severina, Savelli, dove possono visitare, stando a Verzino, a pochi chilometri di distanza, il parco archeologico, il parco astronomico Lilio di Savelli, il paese di Umbriatico con i suoi ponti romani, con le mura di Annibale, ma soprattutto con la Basilica di San Donato e la bellissima cornice storica di Umbriatico, e così anche Santa Severina con il Palazzo Ruffo, la Piazza Campo, le chiese bizantine, tutto il patrimonio storico del nostro territorio, patrimonio da valorizzare che cerchiamo di portare a conoscenza non con il turismo di massa ma con l'associazionismo. Quindi grazie ancora. Ha ragione quello che dice Domenico? Sì, sì, assolutamente sì. Allora, pensare che un'ora e mezzo di strada da Cosenza si potesse trovare quello che abbiamo visto qui, sinceramente era impensabile, per quel che mi riguarda anche da parte dei nostri amici che sono qui con noi. Innanzitutto, l'ospitalità apertissima, eccellente, disponibile. Abbiamo parlato già con tante persone che abbiamo incrociato per la strada, felicissime di scambiare quattro parole con noi e darci informazioni sulla vita di questo paese. Poi, Domenico è stato una guida straordinaria, eccezionale. Prima da un punto di vista teorico, quando ieri ci ha raccontato di questo paese, delle prospettive di sviluppo, delle idee che hanno questi giovani che naturalmente
hanno un progetto importante per questo paese. E poi oggi invece concretamente accompagnandoci per le strade di Verzino, facendoci vedere non solo per esempio il Palazzo Ducale, ma anche le prospettive, in prospettiva quello che qui dentro si può realizzare, cose molto molto importanti. Qua siamo senza parole, in questo posto siamo senza parole, c'è queste grotte e l'idea anche che siano state abitate, che siano state in qualche modo riutilizzate anche con mano umana, ci ha veramente sorpreso. Penso che abbiamo ancora da scoprire quello che vedremo dall'altra parte di questa valle. I panorami sono bellissimi, sono eccezionali, anche un trionfo di natura lussureggiante, ancora viva, ancora sana, diciamo così. E poi ci manca ancora tanta altra roba che dovremo vedere e quindi siamo costretti a ritornare qui. Grazie. Per pensare cosa più ti devo dare, sono stanco per poterti trattenere. Tu dimmi solamente cosa devo fare. Vorrei la voglia di cantare, vorrei la voglia di suonare, vorrei la voglia di ballare, vorrei la voglia. Vorrei la voglia di cantare, vorrei la voglia di suonare, vorrei la voglia di ballare, vorrei la voglia. Un giorno anch'io vorrei la voglia di un sorriso e sentirmi in paradiso ed essere felice. Terra del sud, terra del sud, terra amara ma la terra casi tu. Terra del sud, terra del sud, terra calda, fatica e denti chiù. Terra del sud.